Ciao a tutti, rieccoci oggi con una ricetta super veloce e buonissima da preparare per colazione, perché è una di quelle ricette che mi preparo sempre quando non ho molto tempo, ma voglio qualcosa che mi dia la carica e che mi riempia, ossia il porridge. A me piace farlo in diversi modi, nel senso il classico mi rimane un po' in sapore, quindi cerco di aromatizzarlo in vari modi. Questo è uno di quelli che preferisco, ma comunque potrete poi, una volta imparato il metodo, farlo come volete. Allora, partiamo dal fatto che sicuramente ci serviranno i fiocchi d'avena. Io uso questi qui, che sono un pochino più piccoli perché tendono a cuocersi in minor tempo. Faccio vedere la spatola. Prendo questi qui di Natura Si, che non costano molto, un paio di euro, non ricordo, ma sicuramente costano meno che al supermercato. E prendo quelli piccolini, però se volete ci sono anche quelli più grandi, se vi piace sentirli sotto i denti. Questi tendono proprio a far diventare il porridge una crema. Poi ci servirà semplicemente dell'acqua. Questi sono i due ingredienti fondamentali per fare il porridge. Volendolo potete fare anche con il latte di riso, il latte di soia, il latte normale, qualsiasi tipo di latte, oppure potete fare metà acqua, metà latte, quello a vostro gusto. Con l'acqua già comunque viene molto sostanzioso perché è l'avena che dà corposità al porridge. Io lo preferisco così comunque. E poi vado ad inserire della frutta a dadini, fresca. Io in questo caso ho preso la mela, ma potete inserire la banana, la pera o qualsiasi altra frutta vi venga in mente o vi piaccia. Vado ad inserire della cannella che gli dà un profumo eccezionale e che comunque dà quel dolce in più. E per dolcificare invece dello zucchero uso il succo d'acero, ma potete usare qualsiasi altro dolcificante a vostro piacere. Questa è la mia ricetta preferita del porridge. Allora, è semplicissima e vedrete che ci vorranno veramente 10 minuti, basta avere gli ingredienti giusti e ci vuole un attimo, poi gli ingredienti giusti sono solo questi due, quindi veramente un secondo. Allora, la prima cosa da fare è prendere un pentolino, versarci dentro l'acqua e poi l'avena. Non vi preoccupate se vi sembrerà poca, ma una volta in cottura l'acqua evaporerà subito e vedrete che inizierà a prendere corposità. In questo caso io aggiungo anche la mela, così si andrà a cuocere insieme all'avena. E diventerà morbida, mentre la cannella e il succo d'acero li aggiungo a metà cottura. Quindi adesso andiamo a mettere sul fuoco, fuoco medio-alto finché non inizia a bollire, appena inizia a bollire medio-basso, quindi abbassiamo leggermente. Mi raccomando, girate continuamente altrimenti si attaccherà. Ecco qui la nostra avena sul fuoco, inizia a scaldarsi e inizia già comunque a addensarsi grazie all'avena. L'acqua inizia a diventare un po' bianca e vedrete che fra poco diventerà cremosissima nel giro di pochi minuti, quindi abbassiamo un pochino il fuoco perché inizia a fare le bolle. Mettete a fuoco basso e girate. Dovrete girare per circa 5-10 minuti, non di più, perché poi vedrete che l'acqua se ne evaporerà tutta. Continuate così, soltanto quando vedrete che la mela si è ammorbidita e l'acqua si è evaporata, allora potrete aggiungere la cannella e anche il succo d'acero. Allora, siamo arrivati a metà cottura, tipo, circa 5 minuti che è qui sul fuoco e come vedete inizia già a rapprendersi molto, ci mette veramente poco a cuocersi il porridge, soprattutto con l'avena così piccola, già è morbida, non ha bisogno di lunghe cotture. Però lo lascio rapprendere un altro pochino in modo tale che anche la mela si squagli un altro po', perché ancora non è proprio ben cotta. Ovviamente se volete sentire la mela a pezzi vi andrà bene fare dei cubetti come quelli che ho fatto io, quindi di circa un centimetro per un centimetro. Ma se volete la mela completamente squagliata all'interno del porridge, vi converrà fare dei cubetti molto più piccoli, in modo tale che poi in cottura, con i 10 minuti di cottura del porridge, la mela si andrà a disciogliere nel composto. Comunque basterà schiacciarla un pochino. Allora, adesso andiamo ad aggiungere la cannella, così avrà il tempo di insaporire tutto il porridge. Io non ho messo un cucchiaino, ma poi quello va un po' a gusto. A me piace molto. Da questo momento in poi dovete girare assolutamente di continuo, altrimenti si attaccherà.
iniziano ad essere evaporata proprio quasi completamente l'acqua. Questa è un'ottima colazione quando avete una giornata piena, oppure dovete fare sport, oppure dovete affrontare delle lunghe camminate. È una di quelle cose che vi riempie veramente tanto. Arrivato a questo punto aggiungiamo anche il succo d'acero. Anche in questo caso aggiungete il succo d'acero che preferite, perché magari vi piace più dolce, meno dolce. Assaggiate molto piano perché è bollente e vi ustionate la lingua. Lascio giusto un altro minutino e poi è pronta. Tutto ha bollito circa 10 minuti, non di più. Allora, quando arriva a questa consistenza qui, è pronta, quindi potete tranquillamente toglierla dal fuoco. Ed ecco qui il nostro porridge pronto. Ci sono voluti veramente 10 minuti, è stato quasi più il tempo per tagliare la mela che altro. Come potete vedere, ne è venuta una coppettina. Secondo me, con le dosi che vi scrivo poi nel box, sono le dosi giuste per una colazione per una persona. Però poi sta a voi in base a quanta avena volete mangiare, a quanta carica vi serve per la giornata. Io l'ho decorata con un po' di mela e cannella sopra, ma è semplicemente decorativa. Se la mattina non avete tempo di prepararvi il porridge, tranquilli, potete prepararlo tranquillamente la sera e poi lasciarlo a temperatura ambiente e così si prenderà poi durante la notte, e la mattina o ve lo riscaldate 2 minuti sul fuoco con un goccino d'acqua o anche nel microonde, oppure lo mangiate anche freddo, perché l'ho mangiato freddo ed è veramente buono. E soprattutto adesso d'estate, che magari il porridge caldo non è proprio l'ideale, soprattutto perché sono 200 gradi lì se lo andiamo a mangiare subito, quindi sicuramente farlo freddare un pochino è l'ideale. E mi raccomando, provatelo anche con altri tipi di frutta o con altri tipi di spezie se la cannella non vi piace. Io lo adoro anche fatto con la cioccolata, sia la cioccolata, proprio la tavoletta di cioccolata fondente grattugiata con anche la farina di cocco, oppure con un po' di cacao. Ci sono veramente mille modi per farlo. Questo è quello un pochino più sano, perché alla fine tra cannella e mela e anche succo d'acero, che ce n'è giusto un pochino, rimane molto sano ed equilibrata come colazione. E provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Buona colazione a tutti, ciao!